già non c'ero in casa, però è da circa un paio di mesi che è caduto anche l'intonaco all'esterno del palazzo, circa un mesetto fa. Per cui qui la strada ha degli avvallamenti, cioè a causa dei pullman si muove la strada, per cui penso un palazzo che comunque ai suoi anni, ovviamente con il passare del tempo è oggi e domani ed è caduto. Quante famiglie siete? Siamo soltanto due, noi e una vecchietta che abita sopra, e circa un paio di mesi fa sono venuti i vigili del fuoco che io ho chiamato perché avevo visto che la casa della vecchietta era disastrata e loro mi dissero che era una cattiva manutenzione, che non c'era niente, perché io già mi impaurivo perché vidi che comunque la casa stava in pessime condizioni, proprio sul tetto c'era una fessura enorme. Quindi un paio di mesi fa, cioè, sono stati vigili qua e loro hanno detto che potevamo stare in casa. Io ho una bambina che, proprio perché oggi aveva danza, stavamo fuori, altrimenti mia figlia stava giocando nel terrazzino e l'orario in cui c'è il sole gioca nel terrazzino. Mi uccidevano l'unica figlia che ho. Cioè adesso vanno evacuati? Adesso penso di sì. Adesso penso di sì. Ah, non saprei dove andare, questo lo dico perché il nostro sindaco, che si pone tanti problemi, American Cup, questa e quella, pensasse ai veri problemi della nostra città. La zona area nord è abbandonata, completamente abbandonata.